del diario motori, voi pensate che noi andiamo a Jerez a vedere le corse? No, siamo venuti al mare e ce ne freghiamo, non è vero. Il puerto di Santa Maria, uno dei posti belli dell'Andalusia, una parte di Spagna bellissima, vicino a Jerez, dove c'è così va in mare il Guadalquivir, che è un fiume insomma storico, tutti lo conoscono, e comunque oggi c'è stata la giornata di conferenze stampa, di chiacchiere, insomma. Però una cosa è venuta fuori importante, cioè Joan Zarco ha davvero ammesso di aver firmato con la KTM, moto ufficiale, quindi non Team Tech 3 che andrà in KTM, ma non con lui. E quindi gli hanno chiesto: ma perché avevi una proposta della Honda, perché sei andato in KTM? Ma perché mi piaceva l'idea di giocare con questa sfida, l'idea che fosse una sfida europea, una casa europea che mi volesse, e probabilmente conta anche un pochino di diciamo di superego, nel senso che è convinto di portare la KTM ai livelli in cui invece è già la Honda, altrimenti non si spiega perché ci sia andato. Non credo che l'offerta economica della Honda fosse così risibile, per cui insomma Valentino Rossi l'abbiamo visto tranquillo, rilassato, ha detto: ma io fra Honda e KTM fate voi. E lui avrebbe ovviamente scelto la Honda, anche se ormai è un pilota Yamaha da sempre e per sempre. Dovizioso ha detto: vediamo cosa aspettarci, insomma c'è chi ha provato tutti praticamente, tranne Yamaha sulla pista con l'asfalto nuovo. Dovrebbe essere migliore anche per Yamaha, che l'anno scorso qui ha sofferto tantissimo, veniva dalle prime tre gare incredibili con Valentino Rossi in testa al mondiale e poi qua il disastro. L'anno scorso è andato forte Lorenzo, che quindi potrebbe replicare questa sua prestazione, e poi vabbè ci sono i soliti da tenere d'occhio: Bagnaia, Baldassarri, il Moto2, Pasini, e poi i ragazzini della Mototech, che sono così tanti che se ve li dico tramonta il sole. A domani!